Com'è questa strada? Balorda. È una strada che fa di molta paura. I residenti di San Leo alzano la voce e chiedono più sicurezza dopo l'ultimo incidente, l'ennesimo, che si è consumato in questa frazione, attraversata anche dalla strada regionale 69. Io sono lassù alla Rotondi, Riccardo. Ho 25 anni che sono lassù e qui, ora poi. Ah. È pericoloso? È pericoloso, molto. Ci vorrebbe qualcosa per attraversare... E tutto, le moto con questi giovani hanno ragione, per l'amor di Dio, però... Due gli schianti che si sono verificati nella zona in pochi giorni. Il primo lo scorso venerdì in via Giacomo Puccini, dove un'auto ha terminato la propria corsa contro un palo della luce. Il giorno dopo un altro incidente lungo la strada regionale 69 all'altezza dell'incrocio con via Molinara. Stamattina un signore è passato in su a 150 all'ora. E è ritornato in giù alla stessa cosa. Fortuna che laggiù all'incrocio non c'era nessuno. Perciò bisognerebbe che qualche autovelox non farebbe male. Sto attento quando attraverso, ma col cuore che è vero. È pericoloso, Quest'ultimo è infatti uno dei punti più critici della frazione. L'arteria è particolarmente trafficata. Proprio qui, lo scorso settembre, un sessantenne perse la vita travolto da un'auto. Qui c'è successo diversi incidenti. Anche lì, anche lì, a quella macchina che viene da lì, anche lì. Perché noi abbiamo paura, attraverso. Chi un pochino che lo vedi, è possibile. È un po' pericoloso perché cammini troppo. Tra gli interventi attesi da anni dai residenti anche il collegamento con un marciapiede tra Pratantico e San Leo. Nella prossima vita che avrò io, forse. Con il marciapiede da San Leo per andare a Pratantico. L'unico marciapiede è quello che scende il ponte, il Pratantico.